sul proprio lavoro. Come si riesce a realizzare un'opera grande partendo da uno strumento minimo come la batista e usando questo strumento minimo per raccontare un mondo minimo che diventa psichicamente massimo. Quando anche un banale fagottino può diventare un'opera cosmica infinita. C'è in realtà una curiosa perversione nel tentare di riprodurre con la matita ciò che la macchina fotografica sembrerebbe essere capace di riprodurre con uno scatto. Ma non è affatto vero, perché questo meccanismo del percorso consente l'elaborazione di una metafisica che nella sua voglia di realismo totale non è lontana da quella che tanti anni prima immaginava Giorgio Morandi. È proprio questo il bizzarro mondo di Gianluigi Rocca, dove la passione per il dettaglio, l'introspezione in una vita quasi miserabile e quotidiana, però è il percorso verso un riscatto dell'anima. Questo è un bizzarro trionfo dell'umiltà che si svolge nella vita quotidiana, dove stare a mungere la vacca può essere in un qualche modo un percorso propedeutico per dedicarsi con la stessa attenzione al disegnare un paio di scarpe, rotte le sue, sciocchissime e affascinanti quelle di sua moglie. Sicché il piccolo caos della vita quotidiana assume dimensioni assolutamente epiche che vengono raccontate con una precisione manuale e una passione artigianale formidabile, così forte da diventare quella sì arte. Sicché questo epos domestico, questo mondo ridotto, riesce a tradurre tutte le ansie e le passioni di una vita. La tazza di una bimba rovinata dall'uso, oppure la pianta che muore, simbolo della morte della propria madre. Non preoccupatevi, l'arte oggi non è affatto morta e tiene pronta per il suo prossimo viaggio uno zaino inatteso. Disegni sottilissimi e leggeri fatti da una bestia di un uomo. Da viene così? Da una bestia.